Agenda della madre, 1° gennaio 1972. Buon anno, bambino mio. La forza è al lavoro in modo molto potente, potentissimo. Quella cosa ha un potere enorme. I corpi umani non ci sono abituati, sicché fanno fatica a reggerlo. Ma non importa. Messaggio di Capodanno. Senza il divino siamo esseri limitati, incapaci e impotenti. Col divino, se ci diamo interamente a lui, tutto è possibile. E il nostro progresso non conosce limiti. Un aiuto speciale è venuto sulla Terra in quest'anno del centenario di Sri Aurobindo. Cerchiamo di approfittarne per vincere l'ego ed emergere nella luce. Buon anno. 2 gennaio 1972. Messaggio della madre. Lasciando il corpo, Sri Aurobindo ci ha detto che non ci avrebbe abbandonato. E in effetti, durante questi 21 anni, egli è rimasto sempre con noi, guidando e aiutando tutti coloro che sono ricettivi e aperti alla sua influenza. In quest'anno del centenario, il suo aiuto sarà ancora più forte. Sta a noi aprirci maggiormente ed approfittarne. Il futuro è di coloro che hanno un'anima da eroi. Più la nostra fede sarà forte e sincera, più l'aiuto che riceveremo sarà potente ed efficace. 5 gennaio 1972. Sri Aurobindo non appartiene a un determinato paese, ma alla terra intera. Il suo insegnamento ci porta verso un futuro migliore. Quest'anno ci sarà una pressione della forza di Sri Aurobindo. L'ho sentito subito, fin dal 1° gennaio. Una forte pressione della sua forza, della sua coscienza. Così, Mer cala energicamente le braccia. Parlare mi riesce difficile. Ma l'esperienza continua, diventa sempre più forte e precisa. Però faccio fatica ad esprimermi. La coscienza è molto attiva, ma nel silenzio, appena mi metto a parlare. C'è un'atmosfera molto chiara, di grande pace. 8 gennaio 1972. Quanto a me non ci capisco niente di niente. E quindi Mera apre le mani in un gesto di abbandono. Non è facile, non è facile. Ma è come ti dicevo, i due estremi. Non è facile. Ma poi di colpo per qualche istante tutto diventa stupendo. E poi di nuovo, sicché preferisco non parlarne. E adesso che sto così, chiusa qui dentro, in tutti viene a galla la natura più bassa. Tutti fanno i loro comodi pensando, tanto Mer non lo saprà. È così. Ma pensare che Mer non lo saprà vuol dire non avere più freni. È abbastanza triste, direi. Ho detto a certe persone, no, qui all'ashram, non ci potete venire. E loro ci vengono, senza che nessuno si opponga. E non basta, si infilano negli uffici di Auroville e si mettono a dare ordini. Insomma, tutto è diventato molto, molto triste. Sicché, soltanto perché mi trovo in queste condizioni, perché non ci vedo,
e non ci sento più tanto bene. Allora se ne approfittano. Dicono che a dirigere l'ashram non sono più io, ma la gente che mi sta intorno. Dal punto di vista della coscienza, c'è una coscienza di gran lunga superiore a prima. Lo so, ma le capacità di esprimermi non riesco più a esprimermi. E siccome non metto più piede fuori dalla mia stanza, tutti sono convinti che io non sappia quel che succede. Perciò preferisco, capisci? Vorrei annullare il più possibile la personalità, ridurla alla forma esterna e basta. Vorrei essere ad ogni istante soltanto un canale di trasmissione. Così, gesto di un flusso che attraversa Mer. E non chiedo neanche di esserne cosciente. La presenza divina la sento di continuo, fortissima, però lungo silenzio. Allora ecco cosa succede. In certi casi, in certi momenti, il potere è così enorme, così attivo, che ne resto sbalordita io per prima, mentre in altri momenti ho l'impressione non che il potere sia sparito, ma di non sapere che cosa stia succedendo. Non so come spiegarmi. Ovviamente la gente mi dice: mi hai guarito, hai salvato quel tizio. Hai fatto. Faccio quasi dei miracoli, però la gente pensa che sia io. Invece non c'è nessun io. Non c'è niente, non c'è nessun io qui. C'è soltanto gesto di qualcosa che fluisce attraverso Mer. La forza che passa. Io tento. Tento di non offuscarla, di non frenarla, di non diminuirla con niente. E questo è il mio unico sforzo, di lasciarla passare nel modo più impersonale possibile. E tu sei l'unico a cui posso dirlo. Agli altri non dico niente di niente. E non so neanche se tu senti la stessa cosa. Non so se senti che c'è un potere. Lo senti? Satprem dice: certo, il potere lo sento in maniera fortissima, senza nessun dubbio. Enorme. La madre: ma cos'è che senti? È come se tu avessi una riserva. Vorrei saperlo. Satprem: dipende se sto vicino a te o lontano da te. Quello che sento quando sono lontano da te è forse mi manca una maggiore presenza. Una presenza, come dire, concreta? No, non è questo, il potere lo sento. Ma se ci fosse qualcosa di più nel mio cuore, capisci? Qualcosa di più intimo. Qualcosa di meno impersonale, ecco. La madre: ah, quanto a questo, certo. Ma appunto sembra che tutto vada nel senso di una sempre maggiore spersonalizzazione. Nella mia coscienza si tratta di uno stato di transizione. Non è uno stato finale, ma di transizione. Necessario per poter andare verso l'immortalità. Ecco di che cosa si tratta. C'è un qualcosa da trovare, ma non so che cosa sia. Lungo il silenzio, Mer scuote la testa. Capisci? Il vecchio modo di vedere le cose. Non posso dire il modo solito della gente, no,
Il vecchio modo in cui io vedevo le cose si è come dissolto e al suo posto c'è tutto da imparare. Mer apre le mani, protesa verso quel che viene dall'alto. Parlo della coscienza fisica, ovviamente, sicché c'è sempre come neanche un'alternanza, ma come se i due stati stessero sempre uniti insieme. Secondo lo stato, ma sì, diciamo, lo stato attuale della conoscenza e del potere, c'è la coscienza di non sapere e di non potere niente, e contemporaneamente non uno stato dopo l'altro, e neanche uno accanto all'altro, non so proprio come dire. Contemporaneamente c'è la sensazione di una conoscenza assoluta e di un potere assoluto. Voglio dire, non è uno stato dentro l'altro, né uno stato di seguito all'altro, né i due stati sono appaiati. No, sono proprio, non so, copresenti. Gesto di simultaneità. Potrei quasi dire che lo stato dipende dal vivere al modo degli altri, se questo corpo vive secondo il modo di vivere degli altri, oppure se vive secondo il divino. Ecco, però i due stati sono gesto di simultaneità. È una cosa estremamente concreta, perché, per esempio, l'esempio migliore è mangiare. Il corpo non ha bisogno di mangiare per vivere, ma è come se tutto quello che riguarda il cibo gli fosse estraneo. Allora, ogni pasto diventa un problema quasi insolubile. Per dirlo in modo infantile, è come se non sapessi più mangiare, mentre c'è un altro modo di mangiare che viene spontaneo quando non mi guardo mangiare. Capisci quel che dico? Lo stesso succede per la vista e per l'udito. Avverto che tutte le mie facoltà sono diminuite. Da questo punto di vista io non so proprio che cosa fa la gente, che cosa dice. Niente, ma contemporaneamente, proprio nello stesso tempo, c'è una percezione più vera di come gli altri, di tutti gli altri, sono davvero, di quel che pensano, di quel che fanno. Una percezione del mondo più vera, ma talmente nuova che non so come descriverla. Non sto più qui e non sto ancora lì. Ecco in che stato mi trovo. Gesto in bilico. Non è comodo. E le reazioni della gente. Mer si prende la testa fra le mani. Sono talmente false.